giorni scorsi, proprio in virtù di quelle che sono state le partite delle nazionali, abbiamo visto un Soulé in ottima forma, ha fatto un super gol, ha mostrato le sue qualità ancora una volta, ma c'è un altro argentino che però naturalizzato italiano che si è fatto valere ed è proprio quel Mattia Retegui che ha fatto una bella partita proprio con la nazionale. Devo dire che si sta confermando come la punta, mi verrebbe a dire la punta, oltre che punta anche di diamante di questa nazionale. E dopo quei due gol è tornata di moda una voce legata a un suo possibile trasferimento, comunque idea della Juventus, proprio per passare alla Juventus. Ecco, la notizia in sé per sé era: la Juve cerca Retegui come vice Vlahovic, cioè non al posto di Vlahovic ma al posto banalmente di Milik. Secondo me però la realtà ci dice che secondo me potrebbe realmente essere una scelta in caso di cessione di Vlahovic, perché oggi parliamo di Vlahovic come uno sicuro e quant'altro. Ma ricordiamoci sempre che siamo in un mercato in cui la Juventus, secondo me, di fronte a cifre tra i 60 e i 70 milioni, non dice no per nessuno. Vende chiunque, Ecco, sì, quindi vende di fronte chiunque. a una stagione buona di Vlahovic e di fronte a questa, diciamo, po povertà che c'è in giro di attaccanti, beh, qualche super club potrebbe chiederti, magari mi viene in mente il PSG che perde Mbappé, va a cercare proprio banalmente il Vlahovic di turno per rimpiazzarlo. Ecco, siamo nel campo delle ipotesi. Ma in caso di addio di Vlahovic, il nome di Retegui, secondo me, potrebbe essere un nome da Juventus? Perché comunque, diciamoci la verità, da un lato ci convince fino a un certo punto, dall'altro però l'idea di un altro argentino nell'attacco della Juventus dopo il 9 per eccellenza, Pipita Higuaín, e dopo il 10 di qualche anno prima, ossia Tevez, un po' affascina. Tu che mi dici di Retegui? Cioè potrebbe essere un attaccante all'altezza della Juventus come non post Vla non come vice Vlahovic, ma come post Vlahovic, cioè prendersi la Juventus sulle spalle, cosa che, diciamoci la verità, sta facendo con la nazionale, quindi potrebbe farlo anche con la Juve? Allora, è un giocatore che non mi fa scaldare il cuore in questo momento, cioè nel senso che è un giocatore che secondo me ancora si deve fare, deve maturare, cioè lo vedi che ha delle prospettive, delle potenzialità, è uno anche che vede la porta, perché ha una buona media realizzativa, anche in nazionale comunque ha già segnato abbastanza per le partite fatte, però non lo vedo ancora pronto sinceramente per poter sostenere il peso dell'attacco della Juventus. Secondo me potrebbe anche soffrire più di Vlahovic questo passaggio alla Juventus. Secondo me, per l'attacco della Juve, qualora si dovesse concretizzare, siamo sempre come dici tu nel campo dell'ipotesi, una cessione di Vlahovic. Io vedrei sempre meglio un attaccante. Ora non mi viene il nome, comunque ti faccio l'identikit. Un attaccante che oltre al fiuto del gol abbia anche una buona tecnica per saper gestire il pallone, per smistarlo ai compagni. Ecco, Retegui lo vedo più come un finalizzatore. Molti lo paragonano per esempio al tanque Dennis, e Dennis era uno del genere, cioè aveva comunque della tecnica, attenzione, non sto dicendo che non sappiano toccare il pallone, assolutamente. Però ecco, facevamo l'esempio per esempio di Higuain in questo era molto più bravo, più abile a gestire il pallone, a farti l'apertura, il cambio gioco, era un giocatore molto molto più pronto. Quindi, per carità, Retegui ovviamente ha un'età, Higuain è arrivato alla Juve in un'altra età, questo è ovvio, però diciamo in generale non mi fa impazzire, non lo vedo adatto ancora per alcuni anni ad un contesto così grande. Secondo me potrebbe stare al Genoa ancora un paio d'anni, a meno di cifre folli ovviamente di altre squadre, cioè io se fossi la Juve non lo prenderei con queste condizioni e in questo momento, ovviamente mi terrei Vlahovic. Però se dovesse concretizzarsi un addio di Vlahovic andrei più su un attaccante diverso. Non, secondo me non è il tipo di attaccante che possa, non dico far bene alla Juve, perché poi magari potrebbe fare anche 20 gol a campionato, essendo un finalizzatore e basta, però in generale anche come caratura, come carisma, non lo vedo ancora a livello, diciamo, di vestire per esempio la 9 bianconera, ecco. Sì, da un lato sono d'accordo con te, nel senso che non so fino a che punto sarebbe pronto. Dall'altro però ti dico che io non so perché, ma io in questo ragazzo vedo qualcosa di importante. Chiaramente in prospettiva futura, cioè ancora anche al Certo, Genoa certo. stesso, un po' per infortuni, ha fatto vedere meno rispetto a quello che ha fatto vedere banalmente in nazionale. Quindi ancora, secondo me, ne abbiamo da vedere da Retegui. Sì. Però ti dico, mi affascina l'idea di vederlo come vice Vlahovic, che secondo me è difficile, perché il Genoa comunque ti chiederà dei soldi. E in questo Sì, momento la sì. Juventus non può spendere
30 milioni per il vice Vlahovic. Credo anche il ragazzo stesso che non voglia venire a fare il vice Vlahovic. Cioè, nel senso, se io fossi il Retechi, penserei meglio fare un altro anno a Genova da titolare fisso e non un anno in cui alla Juve gioco 15 partite. Cioè, questo diciamo è un ragionamento che anche il ragazzo stesso potrebbe fare e che mi auspico farebbe. Certo, questo è vero, però ti dico che comunque l'idea affascina, perché non so perché, però io vedo in questo ragazzo delle qualità interessanti, che ancora chiaramente ha bisogno di tempo per poter, perché sicuramente è ancora molto giovane, anche un po' acerbo, sì, assolutamente, calcio europeo da neanche 10 mesi. E tra l'altro non ha giocato tantissimo, però vedo in questo ragazzo un qualcosa di intrigante che potrebbe fare al caso in futuro della Juventus. Tra l'altro suo compagno di squadra è proprio quel Gudmundsson che io a inizio anno ricordo, o meglio ancora, era ancora estate, e io mi ricordo feci un contenuto qua in cui dissi: signori, non c'è la notizia perché la Juventus non è su questo ragazzo, ma aspettatevi da qui a qualche settimana la Juventus su questo ragazzo, sia Gudmundsson, perché è un ragazzo che secondo me nel campionato italiano fa tutta la differenza del mondo, e quindi quando i giocatori fanno la differenza nel campionato italiano, poi guarda caso al giro di 2-3 mesi Gudmundsson, soprattutto grazie a quell'exploit iniziale in campionato, ma anche grazie a quella sua qualità nel dribbling, beh, ora sono tutte le big italiane su di lui. Ecco, Gudmundsson invece è un giocatore che ti piacerebbe, e a quel punto sì, dovresti metterlo al posto del Chiesa di turno. Ecco, secondo te è un giocatore da grande squadra? Tra l'altro ha fatto grandi cose anche in nazionale. È da grande squadra oppure no? Allora, intanto esatto, è reduce da una tripletta con la sua Islanda, quindi diciamo è un giocatore che vedo più pronto di Retegui, nel senso che è un giocatore che secondo me ha già, non dico espresso il massimo del suo potenziale, perché secondo me ha ancora margini di crescita, però dal punto di vista caratteriale, secondo me si è già imposto di più, anche proprio a livello di, come si dice, come se fosse, no, una sorta di fulmine a ciel sereno che ti spacca in due la partita totalmente a son di giocate, cosa che ancora Retegui non fa. Quindi Gudmundsson è uno che vedrei molto molto meglio e molto molto più pronto per realtà superiori ovviamente al contesto Genoa, non a caso anche l'Inter stessa per esempio è interessata al giocatore, c'è chi parla per esempio di Gudmundsson come quarta punta dell'Inter del prossimo anno, quindi diciamo è un giocatore che secondo me, su cui secondo me si può andare anche a lavorare in generale, cioè il Gudmundsson secondo me può essere sia un esterno da 4-3-3, sia una seconda punta migliore di Chiesa nel 3-5-2, nel senso che non per magari Chiesa ha anche delle qualità spiccate come lui dal punto di vista del dribbling, però in maniera diversa, che se più uno esplosivo, uno più che si allunga la palla e parte nello spazio. Gudmundsson invece è bravo a gestire il pallone anche negli spazi stretti, cosa che una seconda punta del 3-5-2 o comunque un trequartista centrale deve saper fare. Chiesa invece in questo soffre un po' di più, quindi diciamo che proprio lui sarebbe un sostituto perfetto secondo me se la Juve dovesse cedere Chiesa in qualche modo, ed è un giocatore, come ti dicevo, su cui si può lavorare, perché non so, intravedo qualcosa del tipo, nei presente Luis Alberto della Lazio, che comunque è partito da seconda punta trequartista all'inizio della sua carriera, adesso è diventato praticamente una mezzala comunque offensiva. Ecco, in Gudmundsson vedo questa cosa, vedo un giocatore che ovviamente attualmente si può esprimere esattamente, nel senso che attualmente lo vedo molto molto offensivo, quindi che gioca 4-3-3, 3-5-2, comunque diciamo in attacco assolutamente. Però magari col passare dell'età e con l'avanzare della carriera, e anche quindi maturando dal punto di vista tattico, io lo vedo bene come mezzala sinistra, che sia un 4-3-3, che sia un 3-5-2, in generale come una mezzala sinistra, ovviamente con spiccate doti offensive, in un centrocampo abbastanza equilibrato. Quindi è un giocatore, secondo me, che andrebbe bene sia per il presente sia per il futuro. Quindi, secondo me, chiunque prenda Gudmundsson fa una buona mossa. In questo momento mi sembra appunto purtroppo che l'Inter sia in vantaggio, almeno secondo le voci che circolano. E sarebbe, secondo me, un grande acquisto. È un giocatore molto molto bravo.